amica la stessa. Però abbiamo lavorato. Adesso ripartiamo, tranquilli. Presidio oggi davanti alla Regione Lazio dei lavoratori delle performance, per una vertenza delle performance ci sono molti lavoratori che rischiano il posto di lavoro e siamo in compagnia di Raffaele, sindacalista CISL, e gli vogliamo chiedere un pochino quali sono i termini appunto di questa vertenza, cosa rischiano questi lavoratori e quali aspettative ragionevolmente si possono sperare. Allora, ci troviamo all'ennesima vertenza per quanto riguarda l'area dei call center. Questa è la prima vertenza che è avvenuta a Roma, almeno di quelle più importanti, e diciamo che è una vertenza che ha fatto anche un po' scuola, perché parliamo di Teleperformance che ha chiuso il sito storico di Via di Priscilla e ha posto in cassa integrazione oltre 300 lavoratori. Adesso siamo praticamente nella fase conclusiva. Quest'estate la sorpresa che ci ha fatto Teleperformance è stata quella di collocare altri 330 lavoratori della sede di Parco Leonardo. Non era assolutamente previsto, perché in questa sede insistono delle commesse tuttora operanti, anzi siamo venuti a conoscenza che la commessa Eni, che è quella più importante su cui conta questa azienda, è in via di rinnovo, ma nonostante ciò si mettono i lavoratori in cassa integrazione. Diciamo che questa vertenza delle performance, come dicevo, è diventata un modello anche per le altre aziende, perché anche Almaviva ha chiuso una sede, ha messo in cassa integrazione 632 lavoratori. È un momento in cui tutta l'area dei call center è in sofferenza, e sono in sofferenza dalla parte datoriale, di cui per chi lo sa hanno avuto anche riscontro per quanto riguarda il rinnovo del contratto delle telecomunicazioni, che il tavolo è stato interrotto proprio perché ci sono delle pressioni di tutta questa nuova realtà dell'area dei servizi di telecomunicazioni, che in questo momento è in una realtà di mercato che, a detto della parte datoriale, non consente non di fare profitti ma neanche di contenere i costi. Naturalmente i lavoratori sono la parte più debole, noi abbiamo una parte imprenditoriale che è sempre più sensibile al lavoro nero, al lavoro precario, alle banche che gli prestano i soldi, alla mala politica, agli azionisti, alla proprietà, che naturalmente tutto questo complesso di soggetti vuol mantenere la loro leadership e il loro livello di vita altissimo, naturalmente a danno sulla parte più debole, che sono i lavoratori. Oggi speriamo, con questa vertenza, di poter portare a casa qualcosa di utile e di positivo. Abbiamo parecchi dubbi, temiamo che la commessa che si sta rinnovando qua a Roma in qualche modo venga trasferita in maniera un po' nascosta a Taranto, dove ci sono altri lavoratori della stessa azienda che sono in cassa integrazione e in sofferenza. È una vertenza difficile. Da parte dei lavoratori di Via di Priscilla le aspettative sono pochissime, perché il sito ormai è completamente chiuso, non è operativo. Per quanto riguarda i lavoratori di Parco Leonardo, la nostra speranza è veramente di riuscire a portare a casa qualche cosa. L'altra volta, per la vertenza Almaviva, c'è stata una parte della classe politica della regione che ha avuto un minimo di sensibilità. Noi speriamo oggi, dopo i noti avvenimenti, che ciò avvenga di nuovo, e niente, speriamo proprio, lo concludo così, siamo un po' nelle mani di Dio, perché veramente qua gli uomini ci hanno un po' abbandonato, ecco, grazie. Ma perlomeno diciamo un rinnovo della cassa integrazione per i lavoratori di Priscilla, nell'attesa, nella speranza che un pochino decolli. Noi temiamo proprio che non ci siano più le prospettive, perché la cassa integrazione, come sai, è uno strumento che serve a creare i presupposti per il riempiego dei lavoratori. Avendo cessato proprio l'affitto dello stabile, della fabbrica, dell'edificio, ricollocare 380 persone è veramente complicato. Poi questa è un'azienda che, a differenza di Almaviva, che ancora partecipa alle gare, fa mercato, si è da qualche tempo ormai staccata da ogni possibilità imprenditoriale, non partecipa più alle gare, mantiene solo quelle commesse tipo Google, Apple, la carta di credito KLM, ecco, mantiene soltanto quelle commesse che gli danno immagine e prestigio qua sul territorio. È un'azienda con la cui proprietà è francese, e quindi diciamo che
la visione che si ha in questo momento del mondo economico per quanto riguarda un'azienda che viene dalla Francia ovviamente è minore per quanto riguarda l'Italia, e quindi ci sono questi riflessi negativi. Non lo so che cosa riusciremo a fare per i lavoratori di Via di Priscilla, ovviamente non demorderemo, ma le speranze sono abbastanza vague. Per quanto riguarda i lavoratori invece di Parco Leonardo, è ovvio che rinnovando la commessa ENI le speranze ancora ci sono e noi cercheremo in tutti i modi anche di riuscire a portare lavoratori che attualmente sono in cassa integrazione nelle attività di Parco Leonardo. Grazie, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Allora, qui in compagnia di Luca. Luca è un dipendente delle Performance che sta nella sede, lavora nella sede di Parco Leonardo, che ancora insomma è attiva, ci sono dei lavoratori. Luca, che aria si respira tra i vostri colleghi di Parco Leonardo? Ma guarda, attualmente nella nostra sede sono impiegati circa 450 lavoratori. Il problema più grosso è che abbiamo diverse forme contrattuali, quindi abbiamo lavoratori che sono in somministrazione con un mese di contratto. Questa è un po' la struttura. Poi dei ragazzi che hanno contratto a tempo determinato che gli scade nei prossimi giorni e già gli hanno anticipato e non sarà rinnovato, gli apprendisti che entro il 2013 scadrà anche il loro contratto e una piccola esigua parte residuale di lavoratori a tempo indeterminato. Quindi è un'area sicuramente non di serenità, ecco. Siamo in una condizione dove il lavoro non manca, perché il discorso è sempre lo stesso, il lavoro non manca nella nostra attività lavorativa del call center, però le scelte dei nostri datori di lavoro sono di risparmio. Siccome il costo dell'azienda sono i lavoratori nel call center, si cerca sempre di andare a trovare le scamotage per risparmiare soldi. Di fatto a noi è stato già anticipato che l'azienda ha un'idea di chiudere il servizio nella nostra sede, come ha fatto per i colleghi che erano impiegati a Via di Priscilla, per andare a trovare fette di mercato dove può risparmiare. In particolare nel sud Italia, questo è un fenomeno che sta esplodendo, l'ultima notizia di una settimana fa dell'altra azienda grande su Roma con Almaviva, che di fatto ha chiuso una sede perché il costo che aveva per quella sede era troppo, e quindi di fatto apre al sud, a Catanzaro, un'altra struttura uguale a quella che c'era a Roma, lavoratori diversi, prende incentivi dalla regione per avviare il lavoro e per 3 anni si sopravvive così, però insomma non c'è profondità, non c'è un futuro ad oggi. Quindi tu dici non c'è prospettiva, quindi praticamente non è una questione di commesse perché il lavoro ci sarebbe, è una questione di scelta proprio manageriale. È una scelta manageriale dettata dalle regole che oggi sono presenti nel nostro paese, cioè l'azienda può tranquillamente chiudere un sito in una regione, aprirlo in un'altra e accedere nella regione in cui apre a degli incentivi per avere un minor costo del lavoro. Nella regione dove chiude di fatto è aiutata dalla regione stessa con ammortizzatori sociali ad avere una buona uscita, è l'azienda che ha la buona uscita, i lavoratori rimangono senza niente perché poi non c'è grande prospettiva con un ammortizzatore sociale straordinario in deroga a partire da uno stipendio nostro che si aggira intorno agli 800 euro, quindi cassa integrazione significa 400 quando va bene, insomma. E a questo punto in bocca al lupo a tutti noi, grazie comunque. Grazie a voi e crepi il lupo, e sicuramente oggi, guarda, approfitto solo per dire quello che noi chiederemo alla regione non è tanto di avere un ulteriore sostegno e un ulteriore sussidio di soldi che servono ad allungare un'agonia, ma che cominci una riflessione di carattere politico per immaginare di cambiare la regolamentazione che c'è. Nella regione Lazio sicuramente, anche perché da qui ai prossimi 20 giorni 1400 lavoratori potrebbero uscire dal settore e quindi non è un numero esiguo. Quindi la regione deve impostare sicuramente una modalità diversa nell'affrontare la gestione del lavoro nell'Interland di Roma e di Roma. Insomma, 1600 perderanno il posto, questo è poco ma è sicuro. Grazie. Stefano, lavoratore di Teleperformance che sta alla sede di Parco Leonardo. Stefano, abbiamo intervistato anche dei colleghi e insomma hanno detto che in pratica il lavoro ci sarebbe, però è una scelta manageriale quella un po' di abbandonare tutto questo know-how e insomma e anche per quanto riguarda la sede. Tu ci confermi questa tendenza?
Allora, sapere esattamente cosa c'è dietro le scelte aziendali non è molto facile. Il lavoro in effetti per Inteleperformance c'è, il problema è come viene distribuito. Quello che credo è che l'azienda tenti di accorpare il lavoro in alcune sedi per poter risparmiare. Però il lavoro in effetti c'è, è stato delocalizzato in altre sedi, spostato parzialmente a Taranto, in Albania, in altre sedi, so che hanno aperto una sede anche a Lecce di Teleperformance, quindi in effetti non è la mancanza di lavoro, è il fatto che l'azienda per una sua organizzazione interna cerca di risparmiare in questo modo, però queste ristrutturazioni aziendali, si dice così oggi, no? In un termine che fa molto figo, è una ristrutturazione aziendale, sembra quasi che danno la tinta sui muri, no? E invece si tratta di spostare lavoro, ma anche levare lavoro a persone che hanno già acquistato nel tempo una certa professionalità. C'è gente che da molti anni lavora in Teleperformance e sa far bene il proprio lavoro, e queste ristrutturazioni aziendali insomma assomigliano un po' a prendere un lavoro, a spostare i lavoratori come pedine, do lavoro a te, lo tolgo a quell'altro, questo senza tener conto di tutto quello che i lavoratori hanno fatto e tutto quello che l'azienda ha avuto da parte delle istituzioni pubbliche per sotto forma di finanziamenti e aiuti fino ad oggi. Quindi è chiaro che chi ha lavorato tanti anni in un'azienda e ha dato molto, in questo momento è molto deluso. Stefano, il rapporto tra i lavoratori dipendenti e coloro che sono sempre dipendenti di Teleperformance, però delocalizzati, tra virgolette, so che ci sono degli impianti, degli stabilimenti anche in Albania, si è instaurata una specie di guerra tra poveri a Teleperformance? Allora, il rischio è proprio che ci sia una guerra tra poveri, nel senso che si senta la rivalità o possa nascere un sentimento di dire ma perché l'hanno dato a te anziché a me o viceversa. In realtà non credo che ci sia in questo momento una guerra fra poveri, la lotta che facciamo qua è per avere i diritti come lavoratori che abbiamo dalle istituzioni che in qualche modo hanno sostenuto l'azienda e quindi devono garantire il lavoro proprio per il lavoro che svolgono, e con l'azienda con cui c'è questo tira e molla, ma non c'è, io personalmente non vedo e non sento la rivalità con persone che stanno in altri paesi, che anche loro hanno le loro necessità e che se si vedono il lavoro arrivare ovviamente lo accettano, non posso pensare che lo rifiutino perché persone che non conoscono in un'altra nazione glielo tolgono. Quindi il problema non sono le persone a cui viene dato il lavoro, il problema sono le istituzioni e l'azienda. Nell'ambito appunto di questa ripartizione un po' del lavoro, secondo te la qualità del servizio viene sempre assicurata? Allora, la qualità del servizio ovviamente non è assicurata, perché un operatore di call center che sa di avere un lavoro regolare e un altro invece che sa che da lì a pochi giorni perderà il lavoro non fornisce proprio psicologicamente la propria qualità del lavoro. Inoltre il lavoro richiede una formazione continua. In alcuni paesi, tipo per esempio quelli al di fuori dell'Italia, tipo l'Albania, non credo che il lavoro abbia la stessa qualità. Intanto non vengono rispettati i criteri di privacy che sono rispettati in Italia, ma è proprio la qualità del servizio. C'è anche un problema che ha a che vedere con la lingua. Io so che molte persone quando risponde un operatore straniero si trovano in difficoltà proprio a farsi capire letteralmente, quindi ci sono tante cose che non consentono di dire che la qualità del servizio è lo stesso che viene garantito in Italia da persone che lo fanno da tantissimi anni. Grazie Stefano, in bocca al lupo. Grazie a te. In compagnia di Giulia Giusi Osnato, ex segreteria UGL, esatto. Chiediamo appunto riguardo a questa vertenza Teleperformance che coinvolge molti lavoratori, quali sono stati appunto i rapporti e gli scambi appunto con le istituzioni, in particolare con la regione, in questa vertenza che si trascina da parecchi mesi? Buongiorno, confermo quello che hai appena detto, la vertenza Teleperformance è una vertenza piuttosto significativa e dura, nel senso che noi nell'ambito delle telecomunicazioni abbiamo rappresentato quello che è stata sicuramente una delle prime, forse ovviamente dopo Atesia, grandi lotte per quanto riguarda i call center. Teleperformance ultimamente, dopo essere stato il fiore all'occhiello dei call center, ha visto un progresso
progressivo degrado e decadenza dal punto di vista di quelli che sono i rapporti fondamentalmente con i lavoratori. Dico questo perché ancora oggi, o meglio, fino a qualche mese fa, era sicuramente un referente per quanto riguarda il mondo dei call center. Gradualmente, per la delocalizzazione, per l'ingresso degli interinali e dei lavoratori a progetto, i lavoratori che sono stati assunti nel 2007 sulla scia del decreto Damiano sono stati progressivamente messi prima in solidarietà e poi in cassa integrazione. In questi ultimi anni, ormai parliamo di un anno quasi, perché al primo gennaio faremo un anno ufficiale, o meglio, si segnerà proprio il licenziamento dei dipendenti di Teleperformance Priscilla, perché Teleperformance ha tre sedi: Roma, Priscilla appunto, Parco Leonardo e Taranto. Abbiamo chiesto un referente istituzionale nella regione già da un anno abbondante, nella persona della Zezza, che proprio l'anno scorso a marzo venne nella nostra sede storica di Priscilla e prese un impegno fondamentale, quello di una tutela nei confronti di quella che era la nostra vertenza, la nostra realtà. Queste promesse sono state non mantenute, non abbiamo avuto mai più un referente istituzionale nella figura della regione, o meglio, abbiamo bussato a tutte le porte, nello specifico abbiamo chiesto al PD, che devo dire che è stato l'unico riferimento che ci ha ascoltato, lo dico come ex segreteria UGL, quindi quella che dovrebbe essere in qualche modo l'opposizione politica, ma il consigliere D'Annibale, che fa parte appunto delle politiche del lavoro, ha cercato di essere sempre un referente nei confronti tra l'azienda e la regione. Ha fatto un consiglio straordinario e nel quale noi, Cassa Integrati di Teleperformance, insieme a 15 realtà del Lazio di Cassa Integrazione, abbiamo chiesto una visibilità e nessuno ci ha ascoltato. Ti voglio fare presente a te, a chi ci sta ascoltando, che in quell'occasione noi eravamo separati da un vetro, eravamo al consiglio e nessuno ha avuto una parola nei confronti della destra, di quella che attualmente era la regione che in qualche modo ci doveva rappresentare, nessuno ha avuto una parola di sostegno e nessuno ha voluto creare, diciamo, un tavolo d'ascolto. Io dico che il risultato di questa vertenza che riguarda Priscilla, purtroppo adesso aspettiamo che le RSU che ci rappresentano ci portino delle notizie, possa essere il male minore, ma in realtà credo che si ufficializzerà con il licenziamento di 377 dipendenti di Priscilla. Però dico appunto che sicuramente uno dei grandissimi limiti di questa vertenza è stato proprio il vuoto istituzionale. Parliamo di un'azienda che aveva le possibilità comunque di mantenere una visibilità per quanto riguarda il lavoro e che ha potuto fare quello che era più comodo, perché nessuno, essendoci un vuoto legislativo, ci ha tutelato. Quindi questo è il senso peggiore delle considerazioni che io posso fare, nel senso che credo che il vero limite sia il vuoto legislativo, la possibilità di queste aziende di delocalizzare, di assumere contratti a progetto e di non tutelare la forza lavoro. Abbiamo sentito da altri lavoratori che praticamente, soprattutto da Parco Leonardo, il lavoro in qualche modo c'è, però in qualche modo addirittura viene rifiutato, viene allontanato, perché si è scelto quasi come tendenza appunto manageriale di abbandonare, di chiudere proprio anche le sedi aziendali. Questa è una politica che mi sembra un po' miope. Assolutamente sì, io ritengo che il lavoro c'è e che soprattutto il lavoro di un'azienda in primis sia quello di mantenere dei contatti con delle campagne significative. Nel momento in cui si perdono campagne come Eni, campagne come Sky, campagne come Alitalia, che sono tuttora esistenti floride sul mercato, quindi non si parla di campagne, o meglio commesse, che non hanno più una possibilità di creare livelli occupazionali.
sono campagne che vengono delocalizzate, campagne che si decide in qualche modo di perdere, sicuramente perché c'è una politica di mercato che porta ad una politica a ribasso da cui anche le aziende si devono in qualche modo tutelare e devono cercare di trovare una compensazione tra un mercato che crea una concorrenza anche molto sleale, ma nel momento in cui si dà la possibilità di portare questo lavoro all'estero, di toglierlo dall'Italia e continuare a guadagnare all'estero, quindi non puntando più sulla qualità del servizio, non puntando sulla tutela dei dati e sulla privacy, perché noi permettiamo di portare dati legati all'anagrafe, alle carte di credito all'estero, personalmente non credo che ci sia neanche molto da fidarsi rispetto a questo passaggio di informazioni così, così delicate, quindi il lavoro c'è. Perché comunque il lavoro del futuro nessuno potrà dire che non si realizzerà attraverso un call center con un customer care, dove comunque è fondamentale l'approccio diretto tra chi chiede un'informazione e le varie campagne, però la realtà è questa, la delocalizzazione, una corsa a ribasso e l'assunzione dei lavoratori a progetto interinali. Giulia, una realtà di teleperformance in passato perlomeno è stato anche il telelavoro, cioè il lavoro diciamo da casa che comunemente si chiamava home shoring. Secondo te potrebbe essere una risposta, e se potrebbe essere una risposta, secondo te perché non viene diciamo percorsa questa via? Se devo essere sincera non so il dettaglio, mi ricordo all'epoca che per quanto riguarda la sede di Priscilla ci fu un tentativo, dimmi se non sbaglio perché mi sembra che ne avevamo già discusso a suo tempo, ci fu un tentativo ma non fu portato poi a termine, non so però perché, ti dico la verità. L'azienda, tanto per darti un'informazione, l'azienda disse che uno almeno dei problemi era proprio il fatto dei dati sensibili, quindi della tutela della privacy, perché gli stessi committenti non desideravano che i dati personali arrivassero nelle case degli operatori, tacendo il fatto che quando poi dopo questi operatori avevano, anzi precedentemente avevano firmato un contratto di lavoro, c'erano anche degli allegati a parte che li obbligavano a una riservatezza sui dati, che c'erano penalità di licenziamento immediato, quindi insomma c'era già stato un impegno scritto nero su bianco e firmato, però insomma io avevo sentito che era questo il motivo per cui il committente non voleva, il committente stesso, che si lavorassero da casa queste campagne. Sicuramente allora può essere un elemento di valutazione, ma non credo che possa essere quello determinante, anche perché gli operatori di call center anche in un ambito lavorativo formale, quindi non a caso, firmano una documentazione significativa rispetto a quello che è la propria professionalità, in cui si dice che tutti i dati che vengono acquisiti non devono essere portati fuori la sede lavorativa, quindi è altrettanto ovvio che in un contesto diciamo casalingo tra virgolette sia lo stesso dipendente che deve garantire le medesime tutele, quindi là forse era un discorso di ricontrollare anche la gestione della modalità di lavoro, e anche perché in realtà rispetto a quelle che sono le categorie diciamo sia d'età e che diciamo anche in relazione al fatto che molte sono donne che hanno figli, potrebbe anche essere una realtà che potrebbe essere sviluppata in prospettiva. In ogni caso sul tavolo della regione non è stato mai preso in considerazione quest'ottica per quanto riguarda questa tipologia di lavoro. Giulia, in conclusione, che prospettive e che speranze ragionevolmente si possono nutrire? Sono veramente poco ottimista perché devo dire che veniamo da una lotta veramente significativa. La realtà di Priscilla rispetto a quella di Taranto e di Almaviva non è una realtà sindacalizzata,
Partiamo da questo presupposto. Sicuramente c'era bisogno forse di seguire maggiormente, di consapevolizzare maggiormente il dipendente, però devo anche sottolineare che per una serie di motivi lo stesso dipendente non ha avuto, tranne pochi, non ha avuto forse la forza e il coraggio di mettersi in prima linea. Anche io in questo momento sto dando la mia visibilità in un contesto particolare, proprio perché voglio avere la coscienza di rappresentare un pensiero non sindacale, ma da cittadino che richiede di avere il diritto al lavoro, perché appunto eravamo in grado di mantenere questo posto di lavoro. Le prospettive, come ti dicevo, le vedo molto negative, perché non c'è la volontà da parte dell'azienda di mantenere in vita Teleperformance. Giulia, ti ringraziamo della tua cortesia, ti diamo appuntamento su liberi.tv per questa e altre interviste. Grazie. Grazie a voi. Allora, in compagnia di Simone, che è un lavoratore di Parco Leonardo, di Teleperformance, è uno stabilimento di Parco Leonardo, però è un lavoratore con un contratto a termine. Simone, ci saranno altri colleghi che hanno la tua stessa, diciamo, situazione contrattuale. Ecco, riguardo appunto a questa fetta, diciamo, di dipendenti, che aria si respira, come state vivendo questa vertenza? Beh, allora, sostanzialmente c'è quello che ho chiamato un po' una sorta di avvilimento, un po' di tristezza, che sono 3 anni insomma, che si va avanti, già dal 2009 quando mi hanno assunto a me, ci sono state le prime comunque dichiarazioni di crisi da parte dell'azienda, e questo non è il primo presidio che facciamo, anche l'altro anno fu più, un po' più anche dura, più combattuta, magari anche perché pensavamo che ci potessero essere delle garanzie da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, però di fatto queste garanzie non ce lo state, anche perché restiamo qui, e non è servito quello che abbiamo fatto l'altro anno, ma è servita la cassa integrazione che tanti colleghi, io compreso, abbiamo fatto, non è servita l'intervento della regione, perché insomma ci vorrebbe un dottore per dottore a quanto vedo, quindi i funzionari regionali non possono tanto oltre il potere di una politica corrotta, quindi purtroppo ecco, restiamo qua. Si verrebbe da dire insomma per quale motivo, io ne ho dato uno principale sostanzialmente, che è il fatto che ancora noi, avendo un contratto di lavoro ben determinato, al contratto nazionale, che anche quello sta a morire piano piano, ma avendolo noi possiamo oggi dire io sciopero, io oggi non lavoro, io oggi faccio valere quello che comunque vale la dignità rispetto a 50 euro di giornata, che francamente, detto nella lingua mia natale, chiedesti spicci e batteci a mangiare la pizza. Liberarsi dal lavoro certe volte è ancora più importante di trovarlo, secondo me, però secondo quello che dovrebbe essere una concezione un po' più universale della cosa. Come ho detto, non è la prima volta, non sarà manco l'ultima che siamo qua. Però iniziamo comunque a stare in piazza, non cominciando più a chiedere qualcosa a loro, al palazzo, ma a chiedere qualcosa a noi. Perché comunque sia, se le persone rimangono le stesse, se chi decide rimane sempre lo stesso, e gli stessi impuniti da ieri erano gli impuniti di oggi, allora diventa difficile per esempio pensare come il Ministero dello Sviluppo Economico non abbia influito come doveva su un accordo che prevedeva uno sviluppo e un rilancio dell'azienda. Viene da pensare come un quadro aziendale non riesca ad opporsi in maniera vera e propria allo sfardamento comunque dell'azienda stessa, e invece l'unica cosa più interessante che c'ha è quella di organizzare iniziative simpatiche, tipo, che ne so, famose in torneo di calcetto, queste cose qua belle, apprezzabili, che sono però venute prima dell'ennesima tempesta, e tempo fa, mesi fa, già tutti noi se guardavamo in faccia, come dice, siamo un'altra cosa, che quando il padrone ti viene a dare il cioccolatino ti devi chiedere prima di tutto se quel cioccolatino non è avvelenato. Ora ovviamente
Le nostre non so accuse, non so prese di posizione, ma è solo ottica della realtà. Noi comunque oggi ancora rischiamo un posto di lavoro in un paese, in una regione che comunque non è che offre chissà quale grande prospettiva al momento attuale. Noi oggi ancora stiamo qua a pagare comunque i prezzi di quello che è stato fatto in precedenza col decreto Damiano, perché comunque sia la libertà comunque di poter ragionare è data dal fatto che uno ragiona onestamente. Io, ragionando onestamente, una gran parte di persone che sono entrate in azienda come me, quando sono entrato io, in realtà non ci doveva entrare, ma non perché non fosse giusto, anche perché io sono fra quelli e ti dico, io sono entrato, il lavoro me lo piglio, il lavoro lo faccio, lavoro peraltro e lavoriamo pure bene, perché c'è gente che lavora bene con mezzo, no? Che gioca a freccette e quindi va bene, però comunque c'è proprio un errore a monte. Errore a monte che è fatto negli anni medievali, ricordi? Negli anni bui, insomma, prima del 1000. Aspetta un attimo, che questa cosa sul decreto Damiano mi interessa. In che senso pensi, mi hai parlato di errore a monte, riguarda questo decreto e non c'è qualcosa che non ti ha convinto? No, il problema è stato che il decreto nella sua... Cioè il decreto Damiano allora, io me lo ricordo bene, fu diciamo un raggio di sole in mezzo a un buio completo. Il problema è che però quando un decreto legge programma un aiuto alle aziende per delle assunzioni al dilatarsi nel tempo con dei contratti di apprendistato, la parola è importante, forse si è persa questa importanza, di apprendistato per 4 anni, che ha un obbligo anche di assunzione all'interno di un'azienda a tempo indeterminato nel 70% almeno delle unità, tu mi insegni a essere questo il numero, mi sembra. Allora, se questo poi non avviene, io non posso prima inglobare tutti i lavoratori che prevede quella riforma che io inglobi, prima ancora che quella riforma prenda attuazione pratica. Quindi il risultato qual è stato? Che per l'ennesima battaglietta politica, poi è cambiato governo a livello nazionale, il decreto Damiano è stato affossato dai nuovi protagonisti della politica, io aggiungerei pure professionisti, che insomma se iniziano un attimino a cambiare faccia sarebbe anche meglio, e quindi si è sfaldato il tutto, si è fermato il tutto. E quindi una parte di lavoratori che è stata assunta all'interno di quel periodo aureo piccolo che c'è stato, di fatto è diventato un peso. Io non dico che io e i lavoratori che sono entrati in azienda per ultimi sono un peso, e non dico nemmeno che sono loro un errore di calcalcolo, perché sarebbe brutto di sta cosa. Noi siamo persone che stanno cercando di difendere un posto di lavoro e ci stanno cercando anche di lavorare, insomma, senza non guadagnarsi la sontuosa pagnotta. Però io dico che è ora di finirla, di fare politica e decreti legislativi e manovre politiche sempre sulla spalle e sulla pelle della gente, perché se anni fa fossero stati assunti gli impegni, cioè fossero stati comunque portati a termine gli impegni assunti da parte politica e anche da parte delle società che ne hanno beneficiato, e allora non staremmo in queste condizioni. Però adesso vediamo che comunque chi ne ha beneficiato, mi dispiace dirlo, ma vedo che apre altre attività, perché per esempio chi comunque sta in questa azienda come soggetto, perché altrimenti scusa tanto ma c'ho i soldi per il tribunale, vediamo che apre anche altre attività, altre iniziative. Io sono felice perché la filantropia nelle persone è un bene aggiunto, per carità, però se io ti faccio questo esempio, se io sono questo giornalaio, ok, e domani compro il ristorante e dico a chi lavora dentro il giornalaio, scusa, non mi servi più, io non sono filantropo, io sono stronzo. Le parole sono importanti. Molto chiaro. Ok. Simone, che prospettive pensi che c'ha questa vertenza? Le prospettive penso che siano... Oggi mi hai fatto una domanda un po' difficile. Beh, quello che tu pensi che possa avvenire. Guarda, senza voler far Nostradamus, che sta bene dove sta. Penso che siamo ancora deboli. Penso che siamo deboli perché io non vedo tanta gente che oggi ci ha avuto uno scatto dei reni, perché non vedo tanta gente comunque nel presidio con noi, non vedo quello che potrebbe fare la differenza. Cioè, un conto è prendere coscienza delle cose, un altro conto è lamentarsi in maniera passiva. In Italia, diciamo, la società, mi piace parlare di popolo così come mi piace parlare di razza, perché non so concetti che mi appartengono.
però la società è una società italiana, è una società passiva al momento, una società passiva piena di artisti, cervelli e gente per bene, una società passiva che è piena di gente comunque che ha un senso del lavoro che viene dagli artigiani e ai contadini. E quindi io penso che la prospettiva di questa vertenza sarà come tutte quelle, come quella che deve essere per tutte le vertenze. Uno scatto dei reni, questo ci vuole. E sarà così, io penso che sarà così. Magari oggi no, domani no, dopodomani no, ma prima o poi io non ci credo che possiamo continuare a essere così tanto passivi. Io l'ho detto prima, quando abbiamo cominciato a parlare prima. Oggi non stiamo più a chiedere tanto qualcosa a questi, che tanto sono i soliti magnaccia, che tanto si fanno sempre solo affari loro. Oggi noi stiamo a chiedere qualcosa a noi. Qualcosa a noi che almeno formalmente gli diamo la possibilità di stare là. Quelli sono palazzi, non sono palazzi regionali, come Montecitorio non è un palazzo dello Stato, quella è casa nostra, così come Montecitorio. C'è gente che la occupa abusivamente al momento e gli hanno dato un mandato da parte della Banca Centrale Europea, e mi sta pure bene visto chi c'era prima, però bisogna rimpossessarsi dell'iniziativa e non del voto, proprio dell'attività. E non politica, ma attività civile, perché i professionisti della politica hanno fatto questo, fanno sì che noi stiamo ancora in piazza a scioperare e a chiedere di udire, a chiedere il rispetto di un contratto di lavoro che tanto vanno a ammazzare a prescindere. C'è gente come noi che non può scioperare perché non c'è un contratto di lavoro. Noi qui stiamo a chiedere che vengano rispettati posti di lavoro che danno uno stipendio pari a 1600 euro a 40 ore e 1200 euro a 30 ore lordi in busta paga, che poi vai a prendere a 800 oppure a 1000, dove vanno a finire altri 500-600 euro che ho dato? Dove stanno gli alleggerimenti sulle buste paga? Dove stanno gli alleggerimenti sull'acciso, sulle imposte statali? Dove stanno queste cose? Queste sono le cose che aiutano, non a campare, queste sono le cose che ti fanno rimpossessare dalla società civile, perché io non voglio essere aiutato a campare, io voglio vivere come bisogna vivere, non che parte dei miei soldi viene delegata per fare grandi progetti e poi ne paghiamo i penali per anni, non che parte dei miei soldi viene mangiata da sta gente che prende uno stipendio triplo al mio, che pensa che dalla luna può venire a comandare sulla terra. Se stai sulla luna, fatti in Parlamento una regione sulla luna e non rompe i coglioni a chi sta sulla terra, capisci? Molto chiaro Simone, con questo invito ti salutiamo, ti ringraziamo, ti diamo appuntamento per questa intervista e le altre su Liberi.tv. Ok, vedi, grazie, ci ha sorriso. Raggio di sole, augura. Grazie, ciao Simone.